Buongiorno a tutti, grazie per la vostra presenza. Io comincerei, se me lo consentite, con un piccolo giochino. Eh, al mio tre eh, chiederei gentilmente di alzare la mano chi non ha, ripeto, chi non ha in questo momento uno smartphone in mano, in tasca, eh, nello zaino. Uno, due, tre. Pochissime persone, un ragazzo qui in prima fila, eh, quindi. Ce l'hanno tutti il cellulare, ce l'abbiamo tutti e tutti abbiamo eh, esperienza di sistemi touch, eh, touchscreen, touchpad. Se questo è possibile lo dobbiamo a Federico Faggin che abbiamo l'onore di avere qui con noi questa mattina. Eh, vi chiederei un applauso perché è una di quelle persone... Che con le sue scoperte e le sue invenzioni ha davvero cambiato il nostro modo di vivere. Oggi ci sono i microprocessori anche negli spazzolini da denti: quindi è diventata eh, talmente pervasiva da aver appunto cambiato la vita di noi tutti. Questa mattina eh, con Federico faremo una lunga chiacchierata. Eh, è un inventore, è un fisico, uno scienziato. Avrebbe potuto benissimo dormire sugli allori dei suoi successi, perché poi eh, ce lo racconterà lui. Ha fondato delle aziende. E invece, eh, da uomo di ricerca e in ricerca continua, appunto, Fagin ha eh, proseguito questo suo percorso, che dalla scienza lo ha portato oggi a chiedersi che cos'è la. Coscienza, che cos'è la conoscenza? Eh, è uscito all'inizio del mese il suo nuovo libro. Io ne ho qui una copia per Mondadori, si chiama Irriducibile. Eh, ne parleremo nel corso di questa mattinata. Cercheremo di farci dire da Fagin che cosa è irriducibile secondo lui. Eh, ma prima, perché c'è stata anche una vita <ride> prima di questa fase, ultima, anzi più vite, come ama dire lo stesso Fagin. Ce le facciamo raccontare da lui stesso. Federico. Va bene, uh, grazie dell'introduzione, grazie di essere qui. Uh, sono nato a Vicenza uh, nel 1941 tempo di guerra. Quando avevo un anno e mezzo. I genitori si sono spostati a Isola Vicentina, che non è molto lontana, ed è stata una scelta felice perché l'appartamento in cui ero nato, è stato bombardato nel 1945 e quindi mi sarei trovato un senza tetto. Uh, a Isola Vicentina la, la rivoluzione industriale non era essenzialmente arrivata, soprattutto nelle campagne, dove in molti casi non c'era neanche l'energia elettrica, c'era il pozzo fuori, anche se uno aveva l'energia elettrica, e, uh, e si arava ancora con i buoi. Quindi, quindi ho vissuto nell'era agricola e poi tornato a Vicenza quando avevo sette anni, dopo la guerra uh, mi sono ritrovato nella rivoluzione industriale. E, um, a Vicenza ho fatto le, naturalmente, finito le elementari, ho uh, fatto le scuole medie e poi mi sono iscritto a, a, a... volevo diventare perito aeronautico contro la volontà di mio padre, il quale era professore di filosofia e storia al liceo e naturalmente insomma, fare le scuole industriali, dai, come, dai come, si fa, come si fa? Invece io le ho fatte uh, e devo dire che se non le avessi fatte non avrei eh, progettato il primo microprocessore al mondo, non avrei fatto tutte le cose che ho fatto, proprio perché la, quello che ho imparato all'industriale mi ha portato a lavorare all'Olivetti quando avevo 18 anni, 19 anni, Io ho lavorato un, un anno e qualche mese all'Olivetti a Borgo Lombardo, parlo del 60-61, tutto il 61 ho lavorato all'Olivetti e lì ho progettato per il 60% e costruito un piccolo calcolatore elettronico sperimentale usando i transistori che erano dispositivi nuovi, io avevo studiato le valvole termoioniche a scuola, avevo fatto radiotecnica all'istituto industriale perché l'aeronautica non la facevano più. Nessuno me l'ha detto, io mi sono trovato lì. Ho dovuto scegliere il meno peggio, visto che volevo fare ingegnere, volevo diventare perito aeronautico, volevo progettare aerei. La mia passione erano gli aerei a quel tempo. E ho dovuto ripiegare sull'elettronica. Ragazzi, che, che sfortuna! E, e niente, ho fatto, ho, dopo questo progetto eh, ho capito che i transistori erano il futuro anche se allora erano molto inferiori come prestazioni alla, alle, a, alle valvole termoioniche del tempo. E, e quindi volevo fare fisica, perché, perché volevo capire come funzionavano i transistori. Sapevo che i transistori funzionavano usando le proprietà della fisica quantistica, che non avevo mai studiato a scuola, che nessuno capiva bene e quindi volevo capire. E allora ho fatto fisica, mi sono laureato con lode in pochino meno di quattro anni e ho avuto le prime esperienze di lavoro in Italia lavorando per la SGS Firchal che è la ditta che adesso si chiama ST Micro e mi fermo qui. Ecco, e, e, però il nome di Federico Faggin nell'ambiente lavorativo comincia a, a circolare, quindi in questa prima fase eh, della sua carriera eh, viene conosciuto e quindi... Che cosa succede? Beh, questa ho raccontato la mia prima vita. Eh, nella seconda vita mi sono trovato in California, nella Silicon Valley, per un periodo, dovevo essere lì per un periodo di sei mesi, lavorando per la Firchall Furchall è la ditta che ha, uh, che ha inventato il processo planare, cioè un nuovo modo di fare transistor, farne tanti. Insieme la stessa, con lo stesso processo una fetta di silicio, eh, un silicio monocristallino. E questo ha cambiato il mondo. L'ingegnere che, che ha progettato questo è un ingegnere eh, svizzero, Jean Arny, il quale è poco noto in parte perché eh, chi, chi era allora a capo eh, ha cercato di offuscare la sua presenza, ma la, la vera invenzione che ha creato la, la, il circuito integrato l'ha fatta questo svizzero che era uno dei fondatori della, della, della Fairchild Semiconductor e io dovevo tornare dopo sei mesi, ma nel frattempo ho inventato un nuovo processo per fare i circuiti integrati MOS con una porta di silicio invece che una porta di metallo. Questa tecnologia, eh, si chiama Silicon Gate Technology, ha permesso di fare circuiti integrati che per la prima volta erano affidabili. Poi erano 5 volte più veloci, si potevano mettere il doppio di transistori nella stessa area e avevano una corrente di dispersione che era da 100 a 1.000 volte più piccola e quindi si potevano fare le memorie dinamiche, RAM, le memorie non volatili e tutti gli altri dispositivi che hanno permesso poi di fare un computer intero in un piccolo chip, e il microprocessore naturalmente. Quindi questa tecnologia che ho fatto, avevo 26 anni, l'ho inventata da, da, da zero. E quella tecnologia lì eh, è quella che è poi è stata adottata da tutta l'industria mondiale, e 15 anni dopo tutti i circuiti integrati erano fatti usando Silicon Gate che avevo sviluppato io alla ecco, Fergio. Eh, Fagin ci sta raccontando 50 anni dopo eh, questi, questi fatti e ci ha detto: 15 anni dopo, eh, l'azienda l'ha adottata, ma quanto è stato di facile o difficile imporre la propria invenzione, la propria tecnologia in un mondo che comunque eh, diciamo di ricerca ne aveva, di aziende grandi in America ce n'erano? Certo, Beh, per esempio la, la Fairchild dove ho sviluppato il Silicon Gate non hanno subito adottato la Silicon Gate perché non riuscivano a fare un certo dispositivo, si chiama Bootstrap Load, che anch'io... Pensavo che non si potesse fare, però ho insistito e alla fine, dopo nove mesi, sono riuscito a farlo uh, con il Silicon Gate. E quindi questo ha permesso di fare tutte le cose che si facevano prima, uh, uh, con la tecnologia di prima, però meglio. E proprio perché la Fairchild non aveva uh, adottato la Silicon Gate, io sono finito, ho preso un lavoro all'Intel, all perché volevo far vedere che la Silicon Gate era la tecnologia del futuro. Non è che volevo fare il microprocessore, volevo dimostrare che la Silicon Gate è la tecnologia del futuro. E allora per farlo avevano un progetto che era sulla carta, però nessuno lo sapeva fare perché non si poteva fare il boost upload e non c'era modo di fare certe connessioni eh, usando poca area, un'altra invenzione mia, per cui... Andando all'Intel mi sono preso questo progetto e l'ho portato a termine nel giro di neanche un anno, sviluppando il primo microprocessore al mondo e altre tre chip che insieme potevano creare computer di, di, di varie dimensioni e quindi con questa invenzione essenzialmente ho dimostrato che il Silicon Gate è la tecnologia del futuro e infatti poi tutti, tutta l'industria un po' alla volta l'ha adottato, il Silicon Gate. Eh, diventando la tecnologia. Faccio notare che nel 68 il 95% dei circuiti integrati usavano la tecnologia bipolare, I, i primi transistori erano a diffusione, transistori bipolari che funzionavano con un principio di funzionamento diverso dal MOS. E quindi questo, questa. Questa Questo differenza fondamentale ha permesso poi di, fare, di avere una tecnologia che si poteva scalare e ridurre di dimensioni e quindi quella che poi è stata chiamata la legge di Moore è resa possibile da, da avere la MOS, che è una tecnologia di superficie e ha permesso di arrivare a linee di 3 nanometri. Che sono cose impensabili oggi. Io a quel tempo non avrei mai pensato che si potesse arrivare a queste dimensioni così piccole. Ecco, tutte queste cose le ha fatte un, un uomo, non possiamo dire un ragazzo, che aveva neanche 30 anni o su, sui 30 anni, che aveva studiato e la sua formazione era stata essenzialmente qui in Italia: Esa eh, esatto. le scuole superiori e l'università. Sì. Quindi l'Italia, diciamo, riesce, riusciva, forse riesce ancora, è una domanda, a preparare a formare cervelli di questo calibro? E, beh, io avevo una preparazione orizzontale che non aveva nessuna in America, perché io sapevo architettura di computer, progetto logico, progetto circuitale, come si fanno i circuiti integrati e come si fa il processo di fabbricazione. Avevo inventato le, le ultime cose. E quindi ero l'unica persona che a quel tempo poteva farlo perché bisognava avere la, proprio la mastery, la capacità di mettere insieme tutte queste cose che nessuno aveva fatto prima. Una volta fatto, la gente dice: Ah, vedi che funziona, baba. Certo. Allora mettono insieme un team di persone: uno che fa, il circuito, che fa il circuito integrato, uno che fa il logic design, uno che fa l'architettura, uno che fa. Eh? E allora si fa, si fa, lo copiano anche loro, però la dimostrazione che una cosa funziona. È il primo passo che tipicamente richiede una persona sola, un solo cervello, perché solo un cervello riesce a integrare insieme tutte queste parti che devono essere integrate in un nuovo modo. Ecco poi eh, Fagin negli Stati Uniti fa anche un'altra carriera. no? Cioè eh, diciamo, una volta che eh, la tecnologia dei microprocessori eh, prende piede ed è quella vincente, poi lui eh, se ne va, eh, apre aziende. Com'è stata poi questa sì, seconda vita? Mi sono sì, quindi, ho, quindi io ho descritto la, la mia seconda vita, la vita di inventore, di progettista, di, Insomma, alla fine di questa vita, seconda vita, avevo, avevo gran parte della ricerca e sviluppo dell'Intel, avevo 80 persone che lavoravano per me, la gran parte una sessantina ingegneri. e Uh, e però l'Intel non aveva ancora capito che i microprocessori erano il futuro. Per esempio io ho inventato la, la 8080, che è stato il primo microprocessore di grandi prestazioni, e ci ho messo nove mesi a convincere i miei capi a farmelo fare. E quindi abbiamo perso nove mesi di, di leadership nel mercato. Cosa rifrenava? Dovuto... No, non capivano, cioè, volevano che io facessi altri progetti che erano irrilevanti perché non portavano avanti diciamo, il mercato potente dei semiconduttori. Peraltro l'Intel ha abbracciato i microprocessori quando ha avuto il progetto dell'IBM, con l'IBM PC. Quindi, quindi sono voluti quasi più di, più di dieci anni prima che si, si siano convinti che il microprocessore era veramente il futuro dieci anni dopo. Io avevo già creato due, tre ditte in dieci anni. E li ha <ride> mio, mio padre li ha... mi chiamava Pisa Impressa. <ride> 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 ecco, arriviamo su queste nuove eh, sì, realtà. Allora, altre allora, allora siccome c'era questo... Siccome mi, mi, mi era molto, ero molto scocciato che l'Intel avesse perso nove mesi di... Perché poi il secondo microprocessore, quello è venuto fuori dalla Motorola, i il, il, 600... I il, 9 mesi il tempo è denaro, no? Come a, banalmente... A, si altro dice. Che è denaro, scherziamo, cioè uno che ha leadership deve continuare a mantenere quella leadership e, e quindi con questa perdita, diciamo, io ho detto no, non voglio, se la, la prossima volta che succede così, invece di essere primi l'Intel diventa seconda, e allora ho detto, creo io la mia prima ditta, quindi ho creato la, Z, la Zilog, in Italia molti la chiamano Zilog, ma è la Zilog, dove la mia prima invenzione è stata la Z80, che molti di voi avete usato, ed è un microprocessore che ha avuto un enorme successo ed è ancora in, in produzione oggi, 46 anni dopo. <ride> e se ne vendono centinaia di milioni ancora all'anno di questo microprocessore. Sono come quei record del mondo di atletica, come quello di Mennea, no? che come, nessuno lo batte per 30-40 anni. Come la Volkswagen, no? la, che, che era prodotta fino, fino agli anni, non so, era partita prima della seconda guerra mondiale, la producevano ancora negli anni 70. No? Ecco, una cosa così. Quindi imbattibile oltre che irriducibile. Volevo chiedere a Fagin se in questo percorso che lui ci ha tratteggiato e ci ha raccontato eh, anche così simpaticamente, ecco, ci sono stati invece dei... Eh, passi falsi, dei fallimenti o dei piccoli fallimenti che l'inventore, lo scienziato e poi l'imprenditore eh, con i quali si è incontrato, come reagisce eh, di fronte a un fallimento, a una strada che uno capisce che non va molto avanti eh, l'imprenditore sì, o lo scopritore uh, C'è un modo di dire in, uh, in America e eh, eh, dice if life gives you lemons, you make a lemonade. <ride> vuol dire se la vita ti dà dei, dei limoni e limone in inglese vuol dire qualcosa che non, non, non va bene ti fai una limonata <ride> cioè prendi vantaggio anche dei limoni uh, e, e, e devo dire che nel, nella mia carriera le cose che sono andate male per esempio ho scelto un partner quando ho creato la Zilog che a un qualche punto voleva farmi le scarpe, voleva lui essere il capo e, e ha cercato di manovrare e, e allora a quel punto uh, uh, ho dovuto cacciarlo via, ma queste cose qua fanno male a una ditta, quindi era una cosa che ho dovuto fare ma non mi piaceva, non volevo fare, però ho imparato una cosa molto importante, perché ho capito che, siccome, siccome è tipico, come cresciamo, dare la colpa agli altri se altri fanno delle cose contro di te, e a un certo punto, dopo che ho venduto la ditta e mi sono tolto dalla, dalla, dalla Zilog, mi sono chiesto, ma dov'è che ho sbagliato? Perché devo anch'io aver sbagliato in qualche modo. Perché ho lasciato che facesse queste cose? E quindi, questa, questo limone è diventato una limonata per me perché ho capito che non, non mi ero preso la responsabilità di quello che succedeva all'interno all di me. Davo la colpa all'altro, non guardavo dentro di me quali erano i miei motivi per non aver fermato questa persona prima. Cosa volevo nascondere a me stesso? Perché non l'ho fatto? E questo in realtà è stato il primo passo di avvicinamento a poi il problema della coscienza. Certo, qui ci fermiamo, questo è secondo me un messaggio, vedo anche molti giovani eh, in sala, eh, magari molti di loro avranno o vorranno eh, lanciare nuove aziende, start-up, questo che ci sta dicendo Faggine è in fondo un ritorno alla persona, no? certo. tu devi dire a te stesso che cosa vuoi e guardarti dentro. Esatto, no? esatto. Prima e, di arrivare però al tema cioè, della coscienza, no, 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 eh, no, facci, no ci arriva, volevo, ci... volevo finire però a questo punto Prego. perché è molto importante visto che sono molti giovani. In un certo senso, io dentro di me usavo la scusa che io non, fa, non ho fatto nulla di male, ma l'altro ha fatto del male. Ma in realtà, poi ho capito che. Non è che io ho fatto il male per non fare quello che avrei dovuto fare, cioè io avevo connesso nella mia testa che fare vuol dire agire, ma il non agire non era, non era né male né bene, cioè neanche. Invece, io avrei dovuto agire quando non ho agito, perché quindi anche questo era il problema mio. Certo, perché l'ho lasciato fare? Perché la prima volta che mi ha fatto una cosa che ho capito che non andava bene, non l'ho affrontato e ho detto: Uè, cosa stai facendo qua? Cosa sta succedendo? Non l'ho fatto. Che cosa volevo coprire? Se, legge, se leggete Silicio, troverete cosa scoprivo di me stesso, perché non c'è tempo di farlo. Ma, ma voglio dire, quello è stato il primo passo di prendere coscienza che anch'io facevo i miei giochetti, e, però siccome era ovvio che lui era l'aggressore, io facevo la piccola vittima come se io no, non avessi fatto nulla, poveretto, ero così bravo. Perché anche l'inerzia può essere dannosa. E, Assolutamente, e quindi... anzi spesso è proprio il non fare quando uno deve fare che è il problema. Prima di arrivare all'ultima parte, quindi quella che ci porterà poi eh, al libro, e ehm, ripercorrere eh, appunto l'ultima parte del Fagin in America, imprenditore che apre aziende, a un certo punto si imbatte nelle reti neurali. Sì. Ma, Ma cosa, cosa sono queste cosa reti neurali? Cosa sono? Di... Come mai? Come si che cosa potranno darci? Allora, eh, allora siamo, siamo arrivati ai primi anni Ottanta e. Eh, dopo, dopo la Zilog um, avevo deciso che i microprocessori è stata una bellissima avventura, dieci anni della mia vita, eh, ho imparato moltissimo, ma era ora, di, era ora di fare qualcosa di nuovo. Alla fine lasciamo rifare a chi vuoi andare avanti io sono, uno, sono, sono in, in un certo senso sono un imprenditore no? voglio fare sempre le cose, le cose nuove quando le so fare ripetere la stessa cosa anche se più complicata non è che non, non imparo niente di nuovo è anche un po' noioso è anche noioso e poi non sono ho scoperto con la Zilog che non ero non, non mi piaceva non mi piaceva fare il manager di una ditta molto grossa eh, per esempio la Zilog, eh, il, il microprocessore e i sistemi di sviluppo, il software necessario per, per mettere i clienti in grado di usarlo, l'abbiamo tutto sviluppato con 11 persone. quindi eh, La Z80 è stata introdotta nel 76, nel 79, esattamente tre anni dopo, la ditta è passata da 11 persone a 1100 persone. Quindi crescere in tre anni, da 11 a 1100, ho cominciato a fare i capelli grigi perché non è, non è uno scherzo e ho capito che sì, l'ho fatto, l'ho fatto abbastanza bene, ho fatto errori anche lì, ma l'ho fatto abbastanza bene, ma non è quello che mi piace. Quello che mi piace è cominciare le cose da zero e portarle al punto in cui diventano fattibili anche dagli altri, quindi, quindi quello lì l'ho capito anche a quel tempo e quindi la, 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 ho fatto partire una ditta che ha fatto un sistema, un telefono per voce dati che si metteva insieme al computer, che creava uh, il computer un ambiente che fa, faceva le cose, molte delle cose che oggi fate con l'iPhone, solo che a quel tempo la tecnologia non, non era così avanzata e quindi era un computer e un telefono per voce e per dati e quindi questa è stata la seconda ditta che ho fondato e poi ho fondato la terza ditta che è la Synaptics perché a quel punto avevo capito che il cervello mi interessava capire come funziona il cervello e, e il cervello nei libri che leggevo non funziona come funziona il computer quindi la gente che confronta il cervello come un sistema di che fa l'elaborazione dell'informazione come un computer non, non, non quadrava e volevo capire. E una delle differenze fondamentali è che il cervello ha queste reti neurali che sono strutture completamente diverse da come noi facciamo, per esempio, i programmi. E quindi, e quindi eh, ho deciso di creare una ditta che cercava di fare computer che imparavano usando queste reti neurali. A quel tempo le reti neurali erano considerate delle stupidaggini da quelli che la sapevano lunga sull'intelligenza artificiale, invece io avevo visto che queste erano veramente la strada giusta per fare il riconoscimento di, 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 uh, di pattern molto complessi, come la scrittura a mano, per esempio, oppure, oppure viso, e così via. E, di fatto mi sono reso conto che questo era possibile. Lo volevo fare usando emulazione delle reti neurali, cioè, quindi usando, la, usando i transistor con tutta la loro capacità di rappresentare fisica, non come, come interruttori. Quindi con, con calcolo analogico, con un transistore, potevo fare una moltiplicazione, un'addizione, una memoria non volatile che è circa 3 bit, equivalenti a 3 bit però analogici, quindi con certe capacità migliori, e quindi con un transistore potevo fare quello che facevo un, un, una, non so, una, un una migliaia di transistori in un computer digitale. E quindi ho inventato un modo di fare le reti neurali che funzionava, però non sono mai riuscito a trovare una. Un'architettura d'insieme che con pochi chip dello stesso tipo potessero fare, risolvere tutti i problemi che uno volesse, e di fatto questa architettura nessuno l'ha ancora trovata. E, qui si e ha... quindi ho ripiegato a fare un prodotto che poi è stato il touchpad del touchscreen e qui siamo agli inizi di quella che oggi chiamiamo l'intelligenza artificiale cioè eh, tu fai vedere a una macchina, a un visore lo, sapete, lo sappiamo benissimo no? milioni di immagini di un gatto eh, al milionesimo e uno sì. quella la riconosce certo. e noi siamo portati quasi a dire ok, quindi le macchine sono appunto intelligenti eh, sono arrivati a un livello di intelligenza come il nostro o superiore al nostro. E qui Faggina, ancora una volta ci scarta, cioè, <ride> ci spiazza, per meglio dire. No non, è così. no, non è così. Come si arriva, ecco, come arriva Fagina poi a questa nuova consapevolezza nel rapporto eh, con le macchine, nel rapporto tra appunto la coscienza, la conoscenza e mm, la scienza? Sì, è stato un passaggio anche questo fondamentale perché è un passaggio... Che mi ha permesso di capire di nuovo una parte di me che prima non capivo. Um, e uh, quindi siamo intorno alla fine degli anni, degli anni 80, 87-88, e a quel tempo io studiavo neuroscienza, studiavo biologia perché volevo capire come funzionano queste reti neurali un po' meglio di, di quello che si sapeva. Um, e a un certo punto mi chiedo ma come questi libri parlano sempre di segnali elettrici segnali biochimici e descrivono quello che è la nostra esperienza però non dicono mai che la nostra esperienza non è la stessa cosa dei segnali elettrici dei segnali biochimici e allora vi dico ma, ma un momento a me io quando Prendo un pezzetto di cioccolato, mica, mica vedo segnali elettrici, mica, mica ho, io ho un sapore del cioccolato. Quando, quando, quando sento amore per un figlio, sono segnali elettrici l'amore che sento per mio figlio. Ma scherziamo, e allora mi sono chiesto: ma allora questa cosa qua non sapevo neanche che si chiama coscienza, cioè. È chiaro che si chiama coscienza, ma non, non, ce la vedevo dal punto di vista di un fisico, ma, ma, ma ci deve essere un'altra un trasformazione qui da segnali elettrici a le sensazioni, i sentimenti che noi proviamo dentro di noi. Lo scienziato non, non dice mai nulla di questo, la parola coscienza era una parola innominabile. E non era neanche onesto fare questo, in realtà, perché allora, raccontatemi, perché raccontavano le cose come se la nostra esperienza fosse un uguale, un segno di uguale con quelli che sono i segnali biochimici del cervello. A quel tempo, tra l'altro, io ero molto scontento della mia vita. Avevo raggiunto tutto quello che il mondo ci dice che se uno li raggiunge... Questi obiettivi dovrebbe essere felice, avevo una bellissima famiglia, tutti sani, eh, successo, soldi più di quelli che mi, mi bastavano per vivere senza lavorare il resto della vita, allora cosa vuoi di più di così? E io ero scontentissimo, ma non sapevo perché ero scontentissimo. E che cosa è successo? Che cosa succede a un uomo di non so quanti anni potesse Beh, avere? Avevo, a quel tempo avevo 46 che... anni così. Quindi all'apice della carriera professionale, del successo, però sente questo disagio. E non capivo. Eh, cioè, non, 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 cioè, non aveva senso, no? E questo era un problema di coscienza. Perché è la coscienza è quella che ci fa sentire dentro di noi qualcosa. Questo è un problema di coscienza. allora ho detto, ma allora, qua, io voglio capire cos'è la coscienza. Tra l'altro a quel tempo io cercavo di vedere, cioè mi chiedevo ma se io, un computer è un sistema che elabora l'informazione come il cervello, e naturalmente la coscienza degli scienziati è considerato un epifenomeno, cioè un fenomeno che non esiste. Cioè esiste solo nella nostra esperienza, ma in realtà quello che succede è che gli atomi e le molecole del cervello prendono la loro decisione e poi informano questa coscienza di quello che hanno fatto loro, per cui, per cui chi comanda sono gli atomi e le molecole che seguono le leggi della fisica e tu che credi di essere cosciente ti inganni. No, questo è il discorso che fanno. E a me non, non aveva senso una roba del genere per me e quindi a quel tempo volevo capire cos'è che distingue la coscienza dal cervello, dai segnali elettrici. Volevo capire, proprio lo volevo, ma non per fare un computer cosciente, anche se cercavo di capire come potrei fare un computer cosciente con un programma e non si poteva trasformare i segnali elettrici in, in sensazioni e sentimenti, non c'è nessun... Non c'è nessun meccanismo. E quindi e, cosa succede? E cosa quindi fa? succede che ho avuto un'esperienza di coscienza, chiamiamola straordinaria. Mi è venuta spontaneamente, ero in vacanza, e ho avuto, questo, questa è descritta nel libro, oggi vuol troppo tempo per descriverla, non abbiamo tempo che tengo d'occhio l'orologio, um, ma essenzialmente ho sperimentato me stesso come il mondo che osserva se stesso, però con il mio punto di vista. Quindi ho sperimentato, cioè non ho pensato sono il mondo che osserva, ma quello è un pensiero. No, l'ho sperimentato, io ero il mondo che osservava se stesso con il mio punto di vista. E questo non si può capire intellettualmente, si può solo capire se uno ha un'esperienza simile. È come se io vi descrivessi il sapore no, so, della marmellata di ciliegie. Voi non, avete mai, non avete mai mangiato né il ciliegie né la marmellata. Io vi posso scrivere un libro e voi non capirete mai il sapore della marmellata di ciliegie se non, la, se non prendete un, un cucchiaino di, di quella marmellata. Quando lo prendete, sapete esattamente, di, di, direte: Ah sì, che, che bene che l'ha descritta nel libro. Prima non, capiva, no, non si capiva niente. Quando la l'assaggiate. Ma, ma, ma che bello, l'ha scritto benissimo, l'ha descritto benissimo. Eh, questo, questo è il problema della coscienza. Il problema della coscienza è che la nostra esperienza è privata, la conosciamo solo dentro di noi, mentre fuori di noi usiamo simboli che sono comprensibili solo se noi abbiamo avuto un'esperienza simile. E allora li capiamo. Se invece non abbiamo avuto un'esperienza simile, non possiamo capire quello che che i nostri simboli cercano di descrivere. Ecco quindi che già si profilava in me l'idea che la realtà ha due facce, una faccia interiore che è semantica, che è l'esperienza che noi abbiamo, e una faccia esteriore che è simbolica. Le parole che uso sono simboli, sono simboli che si possono trasformare in bit di un computer, sono simboli che sono condivisibili perché li sentite tutti voi, sentite tutti gli stessi simboli e dovete poi trasformarli però in significato dentro di voi. Se avete avuto esperienza simile a quello che dico potete farlo, se no sono simboli che non significano nulla. In fisica invece l'informazione è solo simbolo, senza significato. L'informazione dei fisici è la probabilità che un certo simbolo appaia o no. Questa è l'informazione. Il significato non se ne parla perché la fisica descrive soltanto il mondo esteriore, il mondo delle, degli oggetti che interagiscono tra di loro, le relazioni: infa, infatti, solo le relazioni tra oggetti che interagiscono. Perché, se uno chiede a un fisico: ma. ma ma la materia cos'è? In sé, la materia cos'è? Boh, nessuno lo sa. Ma l'energia cos'è? Nessuno lo sa. Però la relazione tra materia e energia è E uguale mc quadrato. Quindi sappiamo una relazione tra cose che non sono definibili, però sono misurabili. E allora ci, ci accontentiamo di questo. Ma la coscienza va oltre. Questo. E qui entra in campo il mondo quantistico nella nelle relazioni tra gli oggetti e eh, l'approccio di Fagin che eh, vive questa esperienza come ci racconta, ci ha raccontato adesso, l'ha racconta nel libro, anche nel precedente, vive questa esperienza unica, personale, personalissima, ma Torna, come, come stava dicendo lui, torna fuori il fisico, quindi l'uomo di scienza, e a questo punto c'è l'incrocio tra i due, le due vite: diciamo nella quarta vita, e cioè il tentativo fondando una nuova eh, scienza, una nuova strada, come lui fa nel libro. Eh, per arrivare alla conoscenza tra la scienza e appunto la, eh, il percorso, la consapevolezza. Sì. Beh, direi, direi che L'esperienza che ho avuto mi ha fatto vedere che esiste un mondo che avevo letto da ragazzo ma non avevo capito niente, no? un mondo spirituale, cioè un mondo in cui noi possiamo capire, sperimentando, capire, sperimentandolo, che siamo il tutto. Quindi un'unione con il tutto, un'unione con... L'universo, questa è un'esperienza universale. L'esperienza universale ci fa capire che noi siamo un tutto, ma siamo anche una parte, perché noi vediamo il mondo con il nostro punto di vista. Quindi, siamo una parte e il tutto è una cosa, un concetto un po' straordinario. Ma adesso vi faccio vedere che. L'avete sotto gli occhi lo stesso concetto, perché io ho 50, come voi, 50 trilioni di cellule dentro di me. Ogni cellula ha il genoma, ha il DNA del, di tutto me stesso, dell'organismo, dell'uovo fecondato che ha creato il mio corpo. Ogni cellula ha il tutto dentro di sé, ogni, ogni parte. E anche il tutto, ma guarda un po': anche la vita è fatta esattamente come sto dicendovi. Che noi siamo parti tutto dell'universo. Ragazzi, è una bella differenza questa da come ce la raccontano la storia che noi siamo materia. Boh, 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 boh. Ogni cellula nostra ha il, la conoscenza potenziale del tutto perché ha il DNA dell'organismo, non della cellula. La cellula esprime soltanto una piccola porzione di quel DNA, ogni cellula, però dentro di sé ha il tutto. Noi abbiamo dentro di sé il potenziale di uno, la totalità di ciò che esiste. Questo è un concetto spirituale, non religioso, ma spirituale, perché le religioni partono da qui. E dopo costruiscono tutta una struttura di dogmi, di idee, eccetera, sopra. Ma io voglio unire la spiritualità, che è la vera essenza di chi siamo, con la scienza. La scienza ci ha insegnato un sacco di bellissime cose. La scienza ci ha insegnato a essere razionali. Scherziamo. La razionalità, la logica, è fondamentale, ma non è sufficiente. È necessaria... Ma non sufficiente, e oggi la scienza deve fare un passo avanti e portare e capire che dentro di noi c'è l'ontologia, quello che è fuori di noi è simbolo. E allora vi racconto il passo successivo fatto negli ultimi due o tre anni con il professor Dariano dell'Università di Pavia. Lui è un uno dei top ten nel campo dell'informazione quantistica e abbiamo capito come funziona questa, come funziona questa cosa fondamentale, cos'è la coscienza e come funziona. Allora, se noi prendiamo un sistema quantistico, lo stato di un sistema quantistico non è clonabile. Non è, cosa vuol dire non è clonabile? È un teorema della fisica quantistica. Purtroppo la fisica quantistica non la capisce nessuno, anche, gli, anche, gli, anche i fisici lo dicono: non la capiamo, però la sanno usare perché sanno le relazioni, sanno la matematica e possono risolvere problemi. Cioè, anche Einstein era rimasto. Einstein addirittura era rimasto, era rimasto al, al livello del realismo, non solo il realismo locale, ma, ma del realismo, cioè. Lui, lui voleva un mondo che è deterministico. Un mondo deterministico non esiste il libero arbitrio. Non esiste. Period. Quindi la, il mondo classico non permette il libero arbitrio. È, ecco, tutto, perché... è tutto determinato dalle equazioni. È algoritmico. Invece noi, invece la fisica quantistica, non è algoritmica. È algoritmica e anche non algoritmica. E quindi la fisica quantistica permette il libero arbitrio. Tanto diciamo che è una di quelle cose... Eh, per me quasi incomprensibili ma penso anche per molti eh, diciamo persone della strada perché, eh, qui lo chiedo a Faggin perché esula dalle nostre esperienze, questa fisica quantistica esula dalle nostre esperienze pratiche quindi diciamo dobbiamo immaginarcela io vi faccio vedere invece che è proprio l'opposto la ragione per cui nessuno capisce la fisica quantistica è perché pensano che la fisica quantistica descriva il mondo esteriore, e invece la fisica quantistica descrive il mondo interiore. Ma guarda un po', e ve lo spiego. Cioè quello semantico, se non la parte semantica di noi stessi. Descrive, cioè rappresenta, non descrive, perché la, 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 la parte semantica può essere solo conosciuta da, dalla coscienza che ha l'esperienza viene conosciuta attraverso l'esperienza, non attraverso i simboli, ma attraverso l'esperienza diretta di quello Stato. Ecco perché lo Stato quantistico non è clonabile. Lo Stato quantistico non è clonabile perché rappresenta un'esperienza che è privata. La mia esperienza è privata, l'esperienza di ciascuno di voi è privata, non è conoscibile se non dal sistema che è in quello Stato. Ma guarda un po', è l'uovo di Colombo questo è la cosa più semplice del mondo, ma è come dire la realtà non è continua, ma è quantistica, quello che ha fatto Planck nel 1900, che ha detto, ah, ma se, se, se invece che il scambio energetico è fatto in quantità qualsivoglia, è fatto invece con un, una, un quantum, un qualcosa che non può essere meno di così, e i numeri, e, non so, e quindi in numeri... Uh, numeri naturali quindi in 5 quanta o 14 quanta ma non 12 e mezzo quanta in, numer in numeri interi di quanta risolviamo questo problema che c'è stato che era una spina al fianco della fisica classica il problema del corpo nero è stato risolto con questa, questo trucchetto questo trucchetto ha cambiato il mondo è stato il trucchetto che ha permesso poi di spiegare tutte le cose che non si spiegavano prima e arrivare alla fisica quantistica che conosciamo oggi. Io vi racconto il trucchetto successivo che è quello di dire che l'informazione quantistica rappresenta un'esperienza e quindi la fisica quantistica descrive, perché non può essere la fisica, la matematica, un'esperienza descrive un'esperienza, è la descrizione di un'esperienza. La teoria della realtà non è la realtà, la teoria della realtà è una descrizione della realtà. Quindi la, la, la fisica quantistica descrive quello che abbiamo dentro e quindi adesso si può capire perché l'informazione quantistica non è copiabile. Non è copiabile perché, come la, perché è privata, è, è privata del sistema che è in quello stato. È così semplice. Però ci vorranno decine di anni prima che, sia, che, che possa essere accettato dalla comunità dei fisici perché cambia tutto, rovescia completamente la medaglia. E quindi, se rovescia la medaglia, se ho capito bene, naturalmente, perché sono concetti. Eh, a cui ci avvicino, io almeno mi avvicino Un passo alla volta. passo. Ci ho messo 32 anni ad arrivare lì, non è, quindi, non è poco, <ride> quindi prendiamocela anche noi con calma, esatto. noi uomini della strada, persone della strada. Eh, se cambia tutto e se rovescia il paradigma. Eh, chiedo a, a Faggin, a questo punto non più lo scienziato, ma mi permetto di dire quasi con una battuta eh, il filosofo. Eh, eh no, questa di scienza. <ride> no, no, io sto parlando di scienza. Di scienza, well, ma di visioni della, della vita. A questo punto... Certo, una scienza che si collega con la spiritualità, si collega me. con... Che collega l'interiorità con l'esteriorità. La scienza finora non aveva accettato l'esistenza della interiorità, cioè del fatto che noi abbiamo un'esperienza. Ragazzi, tutto, questo, tutto il mondo interiore che abbiamo, che è quello che dà significato alla vita, perché il significato della vita dov'è? Nei dei simboli, nei bit, ma scherziamo, il significato della vita è dentro di noi, allora. Do, ma e questo dov'è? Non esiste nella fisica nella concezione della fisica e adesso con questo, nuovo, con questo nuovo modo di pensare che è semplicissimo, non solo, ma è coerentissimo con quello che dice la fisica, perché non si capisce come mai altrimenti l'informazione non sia clonabile, da quando in quale l'informazione non, non, non si può copiare? Io copio i bit del computer, no? Perché l'informazione quantistica non la posso copiare? Ma, ma chi, chi l'ha detto? E eh, vabbè, è così, ragazzi, bisogna fare i conti, è così. È così. E adesso io dico no, è così perché rappresenta quello che abbiamo dentro. Quindi cosa vuol dire? Siccome il mondo fisico classico, quello che noi sperimentiamo in ogni momento della nostra vita, perché noi sperimentiamo soltanto e possiamo conoscere soltanto con la nostra esperienza fisica, possiamo conoscere soltanto il mondo classico, non possiamo conoscere il mondo interiore. Solo il nostro possiamo conoscere, il mondo interiore, non il vostro, io non posso conoscere il vostro. Quindi il mondo classico è condiviso, il mondo interiore è solo mio, però lo posso vedere col mio punto di vista. Quindi, io, quindi vedete che questo spiega l'esperienza che ho avuto 30, 32 anni fa, che io sono il tutto, ma anche la parte del tutto. Io sono l'osservatore e l'osservatore cosciente di una realtà. Che posso vedere, ma la posso vedere solo col mio punto di vista, come esperienza. I, i concetti, appunto, non sono semplici, però mi piace questo entusiasmo di Fagin nel, eh, nel raccontarceli. E io vedo che ci stiamo avviando verso la parte in cui poi eh, vogliamo dare eh, la parola al pubblico per domande, osservazioni, interventi. Eh, un, solo un'ultima eh, domanda. Eh, a un certo punto appunto nel libro eh, Fagin mette lì così cinque domande di quelle domandine, diremmo noi. Eh, il problema della creazione dell'universo, delle leggi che regolano eh, l'universo, la vita, da dove arriva la coscienza, e ce ne ha parlato, e il libero arbitrio: dov'è, cos'è, come funziona, come rientra. Allora io lo chiedo eh, come rientra appunto in questa sua teoria? Nuova teoria eh, che, che, che si avvia, insomma, a, a essere divulgata: questa questione del libero arbitrio. Una delle, de, delle poche <ride> domandine, però, questa credo che possa interessare perché riguarda proprio. Allora, la, la, il libero arbitrio eh, è assolutamente permesso dalle leggi della fisica quantistica perché nella fisica quantistica. C'è questa proprietà che esiste solo nella fisica quantistica che si chiama entanglement. L'entanglement è il fatto che se due particelle, che peraltro le particelle noi le, siamo, le abbiamo sempre considerate nella fisica classica come oggetti, le particelle della fisica quantistica non sono oggetti, sono stati dei campi quantistici. Quindi l'ontologia è nel campo non nello stato del campo, quindi la particella non si stacca mai dal campo, è parte del campo. Quindi il campo degli elettroni per esempio ha gazillion di elettroni, no? perché il campo è dappertutto, e il campo degli elettroni ha stati che vanno e vengono e questi stati non si, non si staccano mai dal campo. Mentre le particelle noi le immaginiamo separate, sono le palline, no? delle palline che si scontrano, che sono descritte così nella teoria dei gas, per esempio. Uh, e, e, quindi, e quindi noi abbiamo delle certe idee che non, non, anche per il fisico non valgono più. Cioè la, la, lo, stato quantistico, noi, lo, lo stato quantistico è in realtà quello che noi chiamiamo particella, quindi... quindi gli stati quantistici po possono interagire tra di loro quando interagiscono possono collegarsi certi stati possono diventare comuni a queste particelle chiamiamole particelle perché non c'è modo È di più semplice, di più semplice. Vabbè, però quando questi stati, queste particelle interagiscono questi stati nuovi che si creano, che sono in comune tra le particelle non sono più riconducibili a stati classici sono stati che hanno, hanno qualcosa in comune che rimane, anche se queste particelle sono separate e a lunga distanza, ma non solo. Ma quando uno fa una misura in, in questa particella, istantaneamente l'altra particella prende il valore correlato. È come se rispondesse: e come, e risponde istantaneamente a alla correlazione, ma questa correlazione è una correlazione non locale, cioè non si può spiegare come esistenza che esiste lo Stato prima della misura. In altre parole, l'unica spiegazione della, di queste correlazioni che non possono esistere nei sistemi classici, perché c'è un bound, e, e sono discorsi complicati, purtroppo non si può, devo saltare dei passaggi perché è troppo complesso il discorso, ma... Uh, quindi quando queste quando queste, Le queste, queste correlazioni queste, que, questi stati che si manifestano non sono non esistono prima della misura mentre, mentre nel caso classico lo stato che si manifesta dopo già esiste perché il sistema è deterministico e quindi lo stato successivo è determinato dallo stato precedente, dalla legge, dall'algoritmo che collega lo stato precedente a quello successivo. Quindi lo stato successivo esiste già. Quindi la probabilità, il concetto di probabilità applicato ai sistemi classici vuol dire che la probabilità si riferisce alla mancanza di conoscenza di qualcosa che già esiste, mentre nel caso quantistico la probabilità quantistica si riferisce a uno stato futuro che non è ancora stato determinato. Haha, una bella differenza. Quindi è libero. E quindi è libero. Quindi è libero. E si manifesta nella, nel, nel processo di misura, si manifesta quello stato e immediatamente lo stato correlato si, si manifesta dall'altra parte dove c'è la particella lontana. Perfetto. Senza, senza che ci sia nessuna comunicazione tra le due. Tra i due. Benissimo. Eh, io vedo che abbiamo una ventina di minuti, eh, ho anche altre domande, però volevo dare un po' spazio eh, al pubblico, eh, credo che ci siano anche dei microfoni in sala, eh, ci sono già delle mani alzate, eh, domande, curiosità, interventi, credo che di materiale eh, Federico ce ne abbia fornito parecchio. Prego. Eh, io una domanda Avendo in questo modo quindi quasi localizzato e accettando la coscienza, accettando la coscienza come stato, come momento spirituale. Quindi da un lato voglio chiedere: possiamo quindi localizzarla nel cervello? Quindi è localizzabile? E dall'altro, a questo punto, quindi qual è il futuro della neuroscienza quantistica? Cioè, dove bisogna andare a cercare le cose? Allora, la, la coscienza non è nel cervello. La coscienza esiste è, è un campo. Esiste come campo, eh, come campo quantistico nello spazio di Hilbert che è uno spazio a n dimensioni con dimensioni complesse naturalmente lo spazio di Hilbert non è fisico lo spazio di Hilbert è la matematica che descrive una realtà che per il momento diciamo wow, che cosa vuol dire sta roba no? Cioè, noi siamo arrivati al punto da descrivere la fisica quantistica usando questi spazi di Hilbert, che sono la matematica, una matematica straordinaria, che ha, che ha proprietà straordinarie. Per esempio, negli spazi di Hilbert è possibile creare un qualcosa che è più della somma delle parti. Quando uno fa una sovrapposizione di stati quantistici, quindi usando coefficienti che Sono numeri complessi, uno realizza un nuovo stato che ha proprietà che non esistono in nessuno degli stati che ci sono, che sono stati combinati. Questo risolve tra l'altro il problema della combinazione: nel contesto della, 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 della teoria pansichista della coscienza, cioè l'idea che la coscienza deve esistere anche nelle particelle. Le particelle non esistono nemmeno, quindi quello, era, quello va bene se uno ha un'idea un del mondo classica. Ma nell'idea del mondo quantistico, invece, è possibile creare, è possibile che enti coscienti si combinino insieme, rappresentati da stati quantistici, in maniera tale da creare un nuovo stato che è di più della somma degli, degli stati che sono venuti insieme. E questo presenta una possibilità di creare. Gerarchie di enti coscienti, ciascuno con la loro identità e con la loro capacità di libero arbitrio e con la loro capacità di conoscere se stessi. Quindi, è anche qui una, la soluzione di un problema che ha eliminato l'idea del pansechismo nella scienza perché esisteva quello che chiamavano il problema della combinazione. Che non è possibile. se Un, un sistema classico. Il sistema è semplicemente la somma delle parti, non c'è un sistema. Il computer è la somma delle sue parti, non, è, non esiste il computer come un ente indipendente dalle parti. Mentre nella fisica quantistica questo è possibile. Quindi vedete subito che, che anche in questo caso possiamo dire che la coscienza. Non esiste nel cervello, esiste in questa realtà più vasta da cui emerge la realtà in cui esistiamo noi, la realtà fisica dello spazio-tempo. Ma la realtà più vasta si descrive con qubits, con quantum bits. Quantum bits che interagiscono, naturalmente c'è l'entanglement nei quantum bits, e i quantum bits devono avere le dimensioni della, della scala di Planck. Quindi una particella. Descritta in questo modo è grande come una galassia perché la scala di Planck è così piccola che una particella come non so, un, un, un neutrone è enorme in confronto. Capite? Cioè, cioè, parliamo, parliamo di una nuova fisica. Una volta che uno mette queste cose in, te, in questi termini, e tra l'altro il professor Dariano è quello che ha dimostrato che la fisica quantistica deriva da sei postulati interamente informatici. Quindi la fisica quantistica è semplicemente informazione quantistica. Però prima di questa nuova scoperta la fisica quantistica descriveva soltanto informazione astratta senza significato. Adesso invece con questo punto in più la fisica quantistica rappresenta l'esperienza interiore perché rappresenta quello che il sistema prova e capisce di se stesso nell'esperienza. Quindi l'esperienza è un fenomeno non algoritmico, la coscienza è un fenomeno non algoritmico, il libero arbitrio è un fenomeno non algoritmico, mentre la fisica classica è tutta algoritmica, l'informazione di un computer si può copiare, quindi se noi per esempio credessimo che il computer è cosciente, potremmo fare 50.000 copie del programma del computer e avremo 50 identici. Sistemi coscienti, invece la coscienza, come sappiamo noi, è unica. La mia coscienza è solo mia, non è, non è clonabile, non è conoscibile. Quindi, quindi chi crede, per esempio, nella, nella teoria della singolarità, non è neanche una teoria, un'idea, una congettura, o crede, o crede nella, nel transumanesimo, no? queste idee che uno... Uno può scaricare la propria esperienza in un computer e vivere per sempre. Queste cose qua no, no, sono disprovate immediatamente da questa nuova teoria. C'è un'altra domanda forse? Dunque, visto che, eh, salve, eh, visto che abbiamo cioè, ormai detto che un computer non ha coscienza, io volevo sapere un attimo però la. Il collegamento che c'è tra questa coscienza e quello che sta nascendo nel campo della computazione quantistica, cioè proprio i computer quantistici. Sì. Cioè, questi sì, sì, sì. potrebbero, potremmo dire che avranno una coscienza, qualcosa del genere. Sì. Inoltre, magari un collegamento anche. Sì, c'è so, un così. collegamento, certo, ve okay. lo dico subito. Allora, il computer quantistico è un computer che fa operazioni usando i quantum bits, e cosa vuol dire? Vuol dire che può fare operazioni non tutte, ma certi tipi di operazioni molto più velocemente di quello che è possibile fare con un computer classico, il computer che abbiamo. Non importa quanto veloce sia il computer classico, cioè, cioè è veramente una... è, è, è proprio la, questa differenza fondamentale che c'è tra fisica quantistica e fisica classica che dipende dall'esistenza di questo entanglement che no è, è non locale, proprietà non locale. Allora, un computer quantistico non fa altro che avere una serie di trasformazioni che sono, si chiamano unitarie, cioè sono trasformazioni reversibili che trasformano uno stato quantistico puro in un altro stato quantistico puro finché hanno il risultato, e poi si fa una misura, e uno ha il risultato classico in bit. Un bit al massimo, un bit per quantum bit, quindi c'è una riduzione fortissima tra la realtà quantistica dove avvengono questi calcoli a velocità straordinaria e il risultato. Uno parte con, la, con, con una, un dato classico, lo trasforma in uno stato quantistico, il, la computation è fatta, in, 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 non si sa dove, in realtà non si sa dove, però dopo fa la misura e la misura è classica e ha il risultato. Allora, durante questo periodo, secondo questa definizione, il computer è cosciente. Però il computer è cosciente ma non è autocosciente. Non è autocosciente, non sa di essere cosciente e non ha libero arbitrio. Tra l'altro, noi non vorremmo mai un computer che ha libero arbitrio. Perché un computer che ha libero arbitrio dice: Io adesso non compiuto più, mi sono stufato. <ride> e quindi, quindi uno dice: PUM! ammazza il computer ed è parte di nuovo, si prende il computer senza libero arbitrio, no. Quindi, quindi il, computer, il computer non ha libero arbitrio perché non è cosciente di essere cosciente, quindi questa autocoscienza è definita in questo nuovo modello come identità, è la vera identità, cioè il sistema quantistico che, è, che ha un'esperienza e ha libero arbitrio, deve avere questa identità, deve essere autocosciente, sa che quello che lui sperimenta è la sua esperienza e quindi la può controllare, può dirigere la propria esperienza. Quindi è un sistema quantistico speciale, non è qualsiasi sistema quantistico in uno stato puro, è autocosciente. Quindi c'è la coscienza e c'è l'autocoscienza. Quindi il computer quantistico può essere cosciente, ma non è, non è veramente un ente come siamo noi, noi abbiamo il libero arbitrio, siamo coscienti di essere coscienti, abbiamo il libero arbitrio e possiamo decidere quello che osserviamo e quello che da dentro di noi trasformiamo in simboli, che è la trasformazione del significato a simboli e da simboli a significato. Altra domanda? Eh, se se c'è un microfono in sala? <coughs> Buongiorno, intanto Ciao. grazie di essere qui. Sì. Eh, volevo sapere due cose. Uno, se pensa che queste coscienze che ognuno ha dentro di sé sono in qualche maniera interconnesse e quindi fanno parte di un sistema che ha usa l'entanglement per comunicare eventualmente. E seconda domanda, come vede l'aspetto del tempo in, questo suo, in questa sua visione? Che secondo alcuni fisici del cervello ha, eh, potrebbe essere, essere un problema in questa sua, in questa sua ricostruzione. O, o questa cosa è universale e ha un tempo che non esiste. Sì. Uh, questi problemi sono, sono ancora aperti, in realtà, cioè, nel, nella fisica quantistica il tempo è, in realtà è solo un parametro, non, non c'è la stessa, non ha nella fisica quantistica il, il, il uh, che cos'è il tempo, non è. È una di quelle, cioè come è collegato con l'energia. No, è, è completamente diverso, per esempio, dal momento della. della Complementarietà tra momento e posizione, per esempio. Quindi ci sono anche in fisica è una cosa ancora non capita. Comunque il tempo come esperienza, quello che noi sperimentiamo noi, è una costruzione, della, è una costruzione del corpo umano sperimentata dall'ente cosciente che non è nel corpo umano. Io, la mia coscienza è in un campo che, non es che esiste in una realtà più vasta, quindi non è, non è dentro di me. Quando il mio corpo muore, la mia coscienza non va da nessuna parte, rimane dove era. Quindi la coscienza, la coscienza controlla il corpo come io, come corpo, controllo un drone. Un drone in Afghanistan che io controllo, ho tutti i dati, i dati che io considero me stesso, e sono i dati del drone che mi porta nelle mie schermi, io lo controllo. E il drone fa quello che voglio io. Se il drone viene abbattuto, io continuo a esistere. La coscienza di quello che avviene nel drone è la mia coscienza, non è il mio corpo. Capite? Cioè, ci sono due, ci sono due livelli di... è una indirezione a due livelli. La mia coscienza controlla il corpo, il corpo controlla il drone. L'esperienza del drone non è nel mio corpo, è nella coscienza, perché solo la coscienza ha esperienza. Può, può capire, sentire. Cioè, l'esperienza non è algoritmica. Il corpo è algoritmico, ma l'esperienza non lo è. Abbiamo ancora qualche minuto. Ecco in fondo. C'è una domanda? Salve. Um, so che ha già risposto per la per il transumanesimo, però mi viene in mente ad esempio il progetto 2045 di un team russo che purtroppo non mi ricordo il, il nome e cognome del, del, dell'ideatore, in sintesi il loro obiettivo è trasportare, quindi non copiare, la coscienza umana all'interno di uno strumento artificiale, ok? Un sistema artificiale che però ormai, come ha già spiegato, è stata alla fin fine eh, esclusa come ipotesi, perché effettivamente potrebbe essere una copia, potrebbe essere un organismo, potrebbe essere semplicemente un computer con delle informazioni che non riconoscono a livello di coscienza. Però allora le pongo una domanda che a livello etico è un po' particolare, quindi escludiamo un attimo la morale, ma secondo lei a livello corporeo, quindi rimanendo intatto, quindi senza trasposizione di coscienza come vorrebbero fare loro? Fino a quanto l'uomo potrebbe rimuovere parti organiche per rimanere cosciente e di conseguenza rimanere se stesso nel, nello stato che dice lei, però sostituendo appunto parlando alla fin fine di protesi, eccetera. Non ho capito tutto, perché, um, okay. uh, purtroppo, ma la coscienza è indipendente dal corpo, noi. Quando, quando nasciamo prendiamo coscienza, la nostra coscienza già esiste, prendiamo coscienza del corpo. Tra l'altro io ho avuto questa esperienza, di nuovo se ve la descrivo, però se non l'avete avuta non potete capire fino in fondo, ma l'esperienza è che quando, quando un bambino è appena nato a poche settimane, eccetera, c'è un campo di coscienza dove tutte, tutto quello che il bambino prova dentro o fuori, tutte, tutte le informazioni sono in questo campo dove ci sono emozioni, suoni, quello che uno vede, quello che naturalmente anche il sistema visivo non è completamente formato, quindi sono macchie di colore per esempio, oppure sono suoni che non si capisce come sono collegati. E un po' alla volta... Il, il, il bambino, l'infante, capisce che certe cose che ci sono in questo campo, ah, e non c'è nessuno che guarda, non c'è nessun osservatore, c'è un campo di coscienza e nessuno che osserva. Che è incredibile, cioè, ma com'è possibile? Il bambino, quando muove le braccia e, e tocca qualcosa, e, e, si rende conto che, che qualcosa che tocca è quello che c'è qua e dopo avanti sarà il suo braccio o quello che tocca è qualcosa nel mondo e un po' alla volta crea il senso di sé e il senso del mondo e si separa questo campo di coscienza si separa in due aspetti l'aspetto quello quella parte lì della mia esperienza sono io e, quel, e il resto è il mondo e questo avviene, avviene nei prim, nel primo anno di, di vita questa, questa separazione ed è voluta da chi siamo perché vogliamo fare un'esperienza in questo mondo in cui è necessario che noi ci identifichiamo con il corpo, perché se non fossimo identificati con il corpo non faremmo le cose che facciamo. Cioè è necessario, è come se voi fate un una realtà virtuale, volete, volete, dovete farla in maniera tale che la persona creda di essere veramente quello che è dentro la realtà virtuale, no? Altrimenti se, se c'è una, una situazione difficile diciamo, ah, Ma, io tanto esisto lo stesso, quindi se ne fotte, no? E, invece, invece, invece quando uno è veramente, pensa di essere il corpo e pensa che se il corpo muore è la morte anche mia, allora, è un, lì, lì è un po' più difficile decidere, no? E, e, o, o essere l'accadesico, come diciamo noi. E quindi, e quindi è fondamentale che ci sia questa, questa capacità della, della coscienza di, di diventare quello che si identifica. Cioè, cioè, se io mi identifico col corpo, credo di essere il corpo e quindi agisco come coscienza, ma in realtà la coscienza è separata. Quindi, quindi qualsiasi forma in cui in cui uno dice ah ma io ho trasferito questo qua da, da qua a là è un discorso che presume che la coscienza sia una cosa ma la coscienza non è una cosa la coscienza è un campo è un campo che esiste una volta creato esiste per sempre quindi in questo modello quindi, quindi non, 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 certi discorsi non valgono più Abbiamo tre minuti, ecco, mani alzate ne vedo, uh, ce ne sono, uh, per cui chiederei a tutti in massima concisione, se riusciamo le prendiamo tutte. Sì, uh, buongiorno, volevo chiedere uh, come in questo modello... Uh, Pu può interisce... alzarsi così la vedo, perché... non... Bene, grazie. Buongiorno, uh, volevo chiedere come in questo modello si inserisce il concetto di empatia, e interazione con l'altro, sì. visto che comunque è... Una, uno scambio di informazioni ma eh, che dà altro, cioè ognuno ha una propria interpretazione quindi si ricollega anche un po' a... Sì, beh, l'empatia è un, una forma di amore e l'amore è, è un sentimento che non è algoritmico, quindi non, è una, una capacità di sentire, di capire l'altro da dentro, no? questa, questa comunicazione... Cosiddetta da dentro, è quella che collega tutto, che collega noi al tutto, cioè il tutto conosce se stesso attraverso la nostra conoscenza individuale. Noi siamo tutti interconnessi da dentro e questa interconnessione da dentro è quella che chiamo uno. La totalità di ciò che esiste vuole conoscere se stessa. Tra l'altro, questa idea. Si perde nella notte dei tempi, non è certamente una mia invenzione, che il nostro senso più profondo è di conoscere noi stessi. Siamo qui per conoscere noi stessi. E quindi, quindi l'empatia è questa capacità, è un aspetto dell'amore. Altra domanda, direi l'ultima. Eh, se c'è un microfono, sempre in sala. Grazie grazie, eh, volevo chiedere in questa eh, idea della coscienza no? eh, la memoria delle cose, dove risiede? perché se io danneggio il cervello perdo alcune memorie la memoria è statica, mm. la memoria è classica perché l'esperienza le, 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 quantistica è, una, è dinamica, continua, continua a cambiare quindi la memoria è classica quindi l'esperienza deve basarsi per, per mantenere l'identità occorre una memoria di tutte le esperienze e deve essere classica. Abbiamo meno di un minuto. Cioè, eh, non, non lo sentiamo. Cioè, ci sono trasformazioni, trasformazioni da quantistico a classico e da classico a quantistico, e quindi la mia esperienza, la mia esperienza di questa vita, deve, deve essere memorizzata classicamente. Perché non c'è memoria, la, la memoria quantistica, non, non, perché le, i, i, i QB continuano a interagire tra di loro si, e quindi si cancellano, si disturbano. Per avere, per avere memoria a lungo termine, la memoria a lungo termine deve essere classica. Allora io devo purtroppo. Ma chiudere... naturalmente potrebbe essere un cristallo da qualche parte: cioè voglio dire, eh, chi, chi sa dove mettere la propria memoria sa dove cercarsela, no? per esempio, ma occorre una realtà, una realtà simbolica. Io devo fermare eh, Federico Faggin che è un fiume in piena, eh, il nostro tempo è finito, lo ringrazio, ringrazio voi, irriducibile, abbiamo capito che cos'è poi, la coscienza e la vita in fondo. Eh, Federico Faggin sarà, sarà disponibile per eh, firmare le copie eventualmente che avete qui al banchetto fuori, potete anche continuare con le domande. E ci vediamo nel pomeriggio perché mi sa che ne ho anch'io qualcuno. <ride> Io sono qui rimasta. a firmare le copie se volete, quindi sto, sto, rimango qui. Quindi. Grazie e <ride> buona giornata. Ciao.